Con mentre al telefono abbiamo un pezzo di cuore della terra di Teramo d'Abruzzo dal punto di vista musicale. Dante Bruni, Dante Effetto Musica, buongiorno, mi senti adesso? Sì, buongiorno a tutti amici di Radio C1. Oh, perfetto, perfetto. Ciao Dante, benvenuto. Ciao Michele. Ecco, ti vedo mezzo mento. Guarda, solo la testa. Fa una cosa, abbassa il, quello che è il un PC. Po', bravo, oh, perfetto. Basta piegare un po' il PC, perfetto, bello come... Oh, io allora, non vi vedo. Non ti preoccupare, meglio così, meglio, meglio così, siamo una tristezza. Noi da... Raccontaci un po', che novità, ci... novità a casa, che si fa di bello stamattina, per esempio? Ah, bellissimo risveglio del 25 marzo con la neve, quindi da annotare. Quindi a Campli c'è neve. Sì, sì. Ecco, anche per... Sì, non tantissima, però... Vabbè, però quanto basta che uno dice, guarda, ci sta con tutti i casini che abbiamo, ci mancava pure la neve, che ne so, devo, esatto, devo andare a fare la spesa, devo fare queste cose, vabbè, uno rimane a casa con maggiore convinzione. Tutto bene in famiglia? Sì, sì, tutto bene. Dai, oggi festeggiamo anche i 20 mesi del, di matrimonio. Del piccolino. Del piccolino, da creatura, come si chiama? Emanuele. Ah, è vero. Poi te lo faccio salutare. Sì, dai. È vero, perché ce l'avevi presentato. Allora, tu sei uno dei tanti che in questo periodo, diciamo, vista la forzata permanenza in casa, ti trovi anche a dover scrivere musica, a registrare, a fare delle cose, no? Anche se poi immagino che il tuo progetto sia, non so se è cominciato prima, oppure hai composto la nuova polca che stiamo per ascoltare, se l'hai composta in questo, sì, periodo. Sì, quella è già... Era già in lavorazione da tempo. Bella in rodaggio, però... Certo. Ci sono altri progetti in cantiere che poi... Sì. Speriamo di poter sviluppare al più presto nelle piazze a questo punto. Eh sì, noi siamo già rivolti verso l'estate, siamo già pronti, cioè stiamo là, ci stiamo ballando ci stiamo ballando sotto, e quindi a questo punto facciamo una cosa, so che ti sei messo d'accordo per suonare sulla base che sopra la base che Daniele sta per mandarti in onda, quindi non so, mettetevi d'accordo voi due ragazzi. Sì, andiamo con Festosa. Sì, un attimo che prendi, infatti, tra l'altro io ho già la copertina del nuovo disco, bellissima. Sì. Ecco. 12 canzoni. Aspetta che è partita. Gli è partita la chiamata. È partita la chiamata. 12 canzoni sicuramente da ballare. Problema tecnico. Tutto questo lo potete ammirare, tutto questo momento su lo Facebook. Potete ammirare su Facebook e sulla nostra diretta. Falaco. Sei pronto? Pronto? Vai. Dai. We'll be right back.
Grande Dante, Dante Effetto Musica, grande anche Elide, apprezza molto, sto vedendo i messaggi che stanno arrivando, ma allora Dante, una domanda, questa è una polka fox, vero? Cioè, così, chiedo. No. Che cos'è, mi dici? Parti polca. Ah, ecco, no, perché stavo facendo con Daniele, avevamo fatto tutta una serie di dibattito sui generi, soprattutto questo è un genere molto tuo, ricordiamo anche gli altri brani che suoniamo, sì, spesso a dollaro. La Rusticana è allegrissima, che vanno fortissimo. Allora, Rusticana è una cumbia, sì, anch'essa sì. Contenuta nel nuovo CD. Ecco. Una cumbia allegrissima, che è ormai un cavallo di battaglia... che ha fatto un po' di strada, che è piaciuta veramente tanto. Ma infatti io ricordo, tra le altre cose, una cosa che una roba che ci faceva gasare particolarmente, Dante, è quando tu a un certo punto ti ricordi, Daniele, faceva il saltino. Il salto di Dante Bruni ormai con la fisarmonica, con la fisarmonica è un marchio di fabbrica, come quando Vittorio il Fenomeno suona dietro, quando mette l'organetto dietro la schiena, insomma, una roba del genere. Complimenti, Dante. Come sei vestito oggi? Facci vedere, sei in costume? Sei in pigiama? Vogliamo vedere? No, dai. I pantaloni. Mi sono messo la maglia di Dante Effetto Musica, ecco. Che sentivo un po' la nostalgia, sinceramente. Infatti, Daniele voleva sapere, non è che dopo, quando le persone si collegano con noi, di solito hanno il pezzo di sopra, sono tutti belli vestiti bene. Sotto niente. Sotto il pigiama, direttamente. No, dai, mi sono concesso un po' di più, dai, me lo sono tolto il pigiama. Scherziamo. Vabbè, ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo presto, Dante. In bocca al lupo per tutto e forza. Forza ragazzi. Grazie amici di Radio C1, grazie Michele e Daniele. Forza Campli. Ciao.